Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati su Pepe Vacca Collectibles per le news della settimana. Prima di cominciare volevo fare un paio di ringraziamenti, il primo fra tutti è quello che va a voi iscritti che ormai siete più di 250, quindi un traguardo incredibile per me, quindi grazie davvero tantissimo. Il secondo è quello che va ai ragazzi di Sottoled, che hanno creato per me l'insegna luminosa, quella LED che avete visto nell'apertura del video, con il logo del canale Pepe Vacca Collectibles. Hanno fatto un lavoro incredibile, quindi date un'occhiata anche al loro profilo, che è quello che vedete qui a schermo. Vi metterò anche il link ovviamente in descrizione. Sono fenomenali, sono in grado di trasformare qualsiasi disegno, insegna, logo, qualsiasi cosa voi vogliate in una vera e propria opera d'arte. Guardate che spettacolo, c'è l'imbarazzo della scelta. È davvero incredibile l'effetto di queste insegne luminose, di queste lampade LED che realizzano. Veramente fantastici. Link qui sotto in descrizione quindi per andare a vedere alcuni dei loro lavori. Detto questo, grazie ancora Sottoled, cominciamo con le news della settimana. News che per quanto riguarda Toys sono quelle che ho selezionato, diciamo, quelle secondo me un po' più importanti da portarvi. E prima fra tutte il rilascio di questa Scarlet Witch tratta dal Multiverse of Madness, da Doctor Strange. Che dire ragazzi, due parole al volo, uno spettacolo, guardate la versione deluxe con tutto il diorama, quindi con le candele, con il Darkhold, che tra l'altro è tutto scritto come quello del Doctor Strange che abbiamo visto sul canale, recuperate il video se non l'avete ancora fatto. Ed è veramente eccezionale. Io purtroppo non l'ho preordinata perché ho deciso fra le due di scegliere alla fine la versione Scarlet Witch tratta da Endgame, quella che esce sia con i capelli innestati sia no, per intenderci, però è davvero un vero e proprio capolavoro questa Scarlet, quindi è possibile che io possa recuperarla in futuro per averne comunque, avere questa versione in particolare che è veramente meravigliosa. Se non avete ancora visto il film, ragazzi, vi invito a guardarlo perché a me è piaciuto tantissimo. Come potete vedere, Headsculpt fenomenale, qui i capelli sono solo in plastica, anche le fattezze del vestito sono incredibilmente realistiche. Non so se il mantello sembra di sì, comunque, è con il filo. Con il cavo di ferro, insomma, con l'anima di ferro. E nulla da dire, è uno spettacolo, quindi ragazzi, anzi, se qualcuno di voi ce l'ha, l'ha preordinata, mi faccia sapere perché sono veramente curioso di vedere com'è di persona, insomma. Poi andiamo avanti con un altro rilascio da parte di sempre di Hot Toys, che è il nostro Gore, tratto da Love and Thunder, da Thor Love and Thunder. E che dire, anche in questo caso lavoro che sembra essere eccezionale da parte di Toys, non mi piacciono per niente queste articolazioni in vista per quanto riguarda l'incavo dei gomiti. Personaggio così così, non so a chi di voi piace questo personaggio. È ovviamente interpretato benissimo da Christian Bale, probabilmente è quello il vero unico motivo che spingerà molte persone ad acquistarlo. Comunque rimane la qualità Hot Toys, quindi nulla da dire, Headsculpt stupendo, stonano tantissimo, vi ripeto, è più forte di me, ragazzi, io non ce la faccio a vedere quelle articolazioni così in vista, però fa parte del personaggio, quindi. È già uscita Valkyria, che abbiamo visto ormai qualche settimana fa, se non mi sbaglio, e rimaniamo ancora in attesa di Thor, sempre nella sua versione tratta da Love and Thunder, che spero arrivi il prima possibile, perché quella invece l'ho preordinata in versione deluxe. Quindi non vedo l'ora di portarvelo sul canale, ragazzi. Comunque, anche qui sembra essere stato fatto un ottimo lavoro, Headsculpt è veramente fantastico. Posso dire altro, il personaggio è un po' quello che è, quindi ognuno poi ha i suoi gusti per quanto riguarda i personaggi. Andiamo avanti invece col primo vero annuncio di Hot Recycle Toys, come la definisco, perché è l'ennesimo riciclo, ovvero il Super Commando Mandaloriano che potete vedere nelle foto che vi sto facendo scorrere davanti. E non è altro che appunto un soldato mandaloriano col suo scudino e
il casco, l'elmo con le corna, se così vogliamo chiamarle, di Darth Maul, che ricordano molto quelle di Darth Maul. Quindi hanno un incredibile nuovo sviluppo, nuovo dell'elmo e del jetpack, che a me sembra veramente molto simile a quanto abbiamo visto finora. Quindi l'ennesima armatura mandaloriana riciclata per andare a creare un altro personaggio che comunque, per carità, figo è figo, raga, nulla da dire, ma è il momento per quanto riguarda Ahsoka, che tra l'altro non ricordo nemmeno in che momento storico della serie, probabilmente durante il flashback, dove si vede anche Rex, Ahsoka, Padawan, eccetera, però è il momento di tirar fuori un po' di ciccia per quanto riguarda Ahsoka. Ad esempio, Bailan, Skoll, Shinati, due personaggi a caso. E vabbè, comunque, qui lo vediamo insieme al Darth Maul versione di Clone Wars. E qui il solito recap. Qui vediamo appunto quest'elmo fighissimo, nulla da dire, jetpack, scudo, varie pistole, armi, eccetera, eccetera. La basetta ovviamente è sempre quella, raga, non c'è verso che la cambino. Andiamo a vedere qualche piccolo dettaglio, se c'è qualcosa che magari mi è sfuggito. TV Masterpiece 127, Mandalorian Super Commando, 31 cm di altezza con 30 punti di snodo, uscita primo, secondo, quarto del 2025, quindi un anno abbondante. E nulla da dire rispetto a quello che, vi ho visto, che avete visto fino adesso, quindi varie paia di mani. Nulla di particolare, una pistola, un fucile sempre blaster, lo scudo di energia, il jetpack, vediamo. Ah, ok, c'è il magnete, però come abbiamo già visto in altre figure. Insomma, ragazzi, niente di particolare per quanto mi riguarda. Questa è una settimana un po' fiacca, non vedo anche nessun'altra aggiunta rispetto a quanto per esempio si è visto nei vari Boba Fett, in Jango Fett. Armatura mandoriana sempre super figa, ma nulla di particolarmente innovativo. Poi, ragazzi, andiamo a fare subito un salto, come al solito, sul Colosso dei Nerd. Sapete che è il mio sito di riferimento, ricordatevi che potete contattarlo e dire che siete miei iscritti per ricevere subito un buono sconto di 10 euro, come volete. Allora, qualche novità, facciamo una rapida carrellata. Sideshow che annuncia il Beetlejuice, sempre in scala 1 a 6, che secondo me è un capolavoro, bellissimo, dategli un'occhiata. Abbiamo visto quindi il preordine già di Ahsoka Padawan 269, Tartarughe Ninja, varie statue. Ragazzi, quello che mi interessa di più farvi vedere sono proprio i due Ghostbusters, che sono Rey e Egon, sempre per la linea di Present Toys, quindi sempre in scala 1 a 6, e già sono usciti gli altri due, quindi sono action figures, action dolls in scala 1 a 6 senza i diritti dei Ghostbusters, ok? Però potete valutare voi stessi, fate un salto sul Colosso dei Nerd, quanto sia effettivamente buona la qualità di queste figure. Present Toys ha anche in passato ha dato dimostrazione di saper lavorare, di saperlo fare bene, quindi dategli una possibilità. Potete trovare sul Colosso dei Nerd tutti e quattro i Ghostbusters, gli altri ancora devono uscire, quindi sentite sempre il Colosso se riesce a recuperarvi qualche copia. E qui invece, come potete vedere, c'è già il preordine a 2,25 per Egon e Rey. Non fateveli scappare, ragazzi. Poi altri pezzi importanti, possiamo vedere ad esempio questo Goliath dei Gargoyles. Secondo me è bellissimo, stiamo parlando proprio di una statua in resina e dovrebbe essere Diamond Select, se non mi sbaglio, e varie statue del Signore degli Anelli, di Game of Thrones, eccetera. Poi l'ultima piccola chicca era su Tamashii Nations. Sapete che ho già portato sul canale le Siege Figures di Naruto e sono interessato a portare qualche altra Siege Figures in futuro. Non vi so dire quali, non vi so dire quando, dipende molto dai prezzi e da quello che mi ispira in quel momento. Già lo sapete, ragazzi. Vi avevo parlato la settimana scorsa dell'annuncio, sarebbe stato imminente, di Itachi, e quindi ci tenevo a mostrarvelo perché ovviamente è stato svelato. Se riesco ad aprirlo, ve lo mostro.
C'è stato anche qualche altro annuncio abbastanza importante, qualcun altro un po' più marginale da parte di SH Figuarts, di Bandai Tamashii Nations, quindi fate un salto sul loro sito, ragazzi, perché comunque lo sapete, hanno sempre dei grandi capolavori da mostrare. Questo è Itachi con la katana, in questo caso, versione palla di fuoco, qui lo possiamo vedere insieme a Sasuke. Secondo me la resa del volto non è nulla di eccezionale, però parliamo sempre ragazzi di una scala 1 a 12 e non saprei che fascia di prezzo rientri questo Itachi, comunque sempre un'ottima figura. Anche per quanto riguarda la linea Monster Arts, SH Monster Arts, ci sono importanti novità e altri annunci importantissimi per quanto riguarda chi colleziona ovviamente SH Figuarts. Non voglio soffermarmi troppo, ragazzi, perché sapete che non è l'argomento principale del canale. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se ho dimenticato qualcosa. Questo era quello che più o meno era quello che io ritenevo essere la parte più importante degli annunci che è stata fatta questa settimana. So che ci sono altre news. Quindi fatemi sapere cosa per voi è importante, cosa preordinerete, cosa acquisterete e cosa pensate. Mi importa tantissimo sapere il vostro pensiero su Hot Toys, sul Mandaloriano, sul comandante Mandaloriano di cui vi ho parlato poco fa. Cosa pensate di questa deriva di Hot Toys? So che dico sempre la stessa cosa, ma questa deriva di riciclare sempre pezzi su pezzi di questo suo essere diventato un po' troppo commerciale, mentre altre aziende considerate minori stanno facendo degli enormi passi in avanti. E quindi fatemi sapere un po' cosa pensate in generale di questa situazione. E come sempre noi ci vediamo con un prossimo contenuto, ragazzi, mi sa che ci sarà martedì un video e poi giovedì uno speciale per tutti gli amanti di Star Wars, uno speciale 250 iscritti. Detto questo, ragazzi, vi lascio con una citazione di uno dei comici miei preferiti in questo momento, che è: sapete che cos'è una persona inconcludente? Una persona inconcludente è una persona che